qual è la soluzione più naturale per contrastare l'infiammazione alla cervicale? Facile, vai al Polo Nord, ti metti dentro un igloo, fino qua nel ghiaccio, e ti passa. Ma no, è molto più facile. Guardate il video. Ciao, sono Simona Vignali, naturopata esperta di salute naturale e alimentazione sana. E tu stai guardando la mia rubrica di domande e risposte per il tuo benessere. Oggi rispondo alla domanda di Michele che mi scrive dalla provincia di Roma. Ciao Simona, ti chiedo cosa fare perché ho sempre male al collo e spalle rigide. Non posso girare la testa indietro e non posso guardare in su a lungo. Premetto che uso molto computer, tablet e cellulare, praticamente sempre. Ma ci sarà un modo per non avere questo fastidio perenne? Ciao Michele, grazie per questa domanda. Mi dai l'opportunità di parlare di un disturbo sempre più diffuso che è la cervicalgia, quella che di solito chiamiamo cervicale o mal di collo. Ma tu ogni tanto stacca dalla tecnologia, questo è il mio primo consiglio. La cervicalgia è una infiammazione del tratto più alto della colonna vertebrale, quello che arriva fino al collo e sostiene la testa. Ha diversi sintomi: dolore, formicolio, rigidità al collo e alle spalle. A volte il male si irradia fino alle braccia e può essere molto forte e accompagnarsi a nausea, vertigini, perdita di equilibrio e anche ronzio alle orecchie e perdita dell'udito. Ma perché ci viene questo disturbo? Le cause possono essere diverse e questo rende il disturbo sempre in agguato. Ascolta bene, Michele, quali possono essere le tue cause prevalenti? La postura errata, magari obbligata per motivi di lavoro o di studio, la posizione sbagliata durante il sonno, attenzione al cuscino che non deve essere troppo alto o troppo basso, la sedentarietà, non si mobilizza abbastanza il collo, un colpo di freddo, un difetto di occlusione o chiusura delle arcate dentali, un difetto di appoggio dei piedi o deambulazione e non è da sottovalutare lo stress con le tensioni accumulate. Dal punto di vista della naturopatia, l'infiammazione cervicale può essere collegata a un eccesso di tossine del fegato. Per cui, Michele, mangi bene o mangi schifezze? Ti consiglio di controllare l'alimentazione e evitare di introdurre tossine attraverso il cibo perché generano un terreno infiammatorio che poi scatena una infiammazione e dolore nelle parti più deboli o più usurate. Pensa che dal punto di vista psicosomatico si dice che chi soffre costantemente di cervicalgia è una persona rigida che non riesce a guardare la vita in tutte le direzioni. Il messaggio è che bisogna guardare la vita con più flessibilità, avere il coraggio di cambiare direzione e puntare da un'altra parte se necessario. Queste parole ti fanno riflettere? Bene, adesso andiamo avanti con le soluzioni. Prima di tutto, stacca dalla tecnologia, ma devi farlo periodicamente, almeno ogni 2 ore. Fai delle belle respirazioni e degli esercizi semplici per muovere il collo e dargli elasticità e decontrarlo. Per esempio questo esercizio qui. Alzati, tieni la schiena dritta, guarda davanti a te, chiudi gli occhi e allinea il mento con l'ombelico. A questo punto inizia a piegare la testa verso la spalla sinistra. Piano piano l'orecchio va verso la spalla finché non senti dolore. E poi torni al centro e pieghi la testa a destra, piano piano, fin dove arrivi. Fallo per 5 volte di seguito, poi piega la testa in avanti, come se tu volessi toccare il collo con il mento, in questo modo, e poi porta la testa indietro, come se tu volessi toccare idealmente il naso con il mento. E ripeti anche questo esercizio per 5 volte, lentamente, non serve essere veloci, l'importante è mobilizzare e sciogliere l'articolazione. Visto che è possibile sconfiggere il male alla cervicale e sul mio canale di Salute Naturale ci sono tanti consigli per tanti altri disturbi, cercali tutti e iscriviti al canale con un clic.
potresti fare anche un po' di yoga per ritrovare flessibilità e una bella meditazione per scaricare lo stress. Bastano 5 minuti al giorno, ma fanno la differenza. Poi prendi l'abitudine di farti dei massaggi al collo ogni tanto. Anche il calore delle mani aiuta a sciogliere la tensione. Infatti, quando abbiamo male da qualche parte, ci viene spontaneo massaggiarci. E alla sera, prima di dormire, applica una crema all'arnica, magari in forma di gel che non unge, e fai un massaggio un po' più prolungato. E poi metti in bocca una pastiglietta omeopatica di arnica composita. L'arnica ha proprietà antisettiche e antidolorifiche, oltre che antinfiammatorie, derivate da due sostanze dette elenalina e diidroelenalina, in grado di ridurre l'infiammazione e stimolare le cellule del sistema immunitario. Se l'infiammazione non passa e hai dolori molto forti, passa all'artiglio del diavolo, una pianta utilizzata proprio per le infiammazioni e i dolori delle ossa e delle articolazioni. È molto indicata contro mal di schiena, artriti, borsiti, tendiniti. È un antinfiammatorio grazie ai suoi fitosteroli e flavonoidi specifici. Esiste in crema per il massaggio o puoi assumerla anche in pastiglie o in gocce dopo colazione per un mese, anche se i dolori passano prima. Bisogna agire a fondo e non in modo solo sintomatico. Mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Bene, adesso Michele, e non solo tu, condividi subito questo video con i tuoi amici e sui social, perché tante persone soffrono di dolori alla cervicale, così diventi un portatore sano di salute. E poi vai a fare gli esercizi per il collo. Nel mio sito, all'indirizzo riportato nell'info box qui sotto, ho dedicato una sezione intera alla cura naturale dei dolori. Andate a leggere. Provate, mi raccomando, gli esercizi e la cura naturale, perché poi nei commenti voglio sapere come va. E iscrivetevi al canale, naturalmente. Ciao!